this is summer, and the Calagas is running low. Che sia bianco, rosso, da dessert, rosé o bollicine, c'è veramente da perdersi tra tutti i possibili vini da abbinare ai piatti delle feste. E allora, che fare? O sperare in una delle guide sul tema, tra l'altro fresche di stampa, con tutte le novità del 2011, oppure chiedere direttamente a chi le guide le fa, o piuttosto a un wine consultant di spessore. In alternativa, a tutti e due, come abbiamo fatto noi, mettendoli a confronto. Le feste sono il momento per ritrovarsi in famiglia, per stappare qualche bottiglia importante, per condividerla con le persone care, con gli amici, con la famiglia. In questo eterno confronto Italia-Francia ve ne proponiamo uno anche noi quest'anno. È quello tra la bollicina italiana e la bollicina francese. Quindi iniziamo, come sempre, dalle bollicine. Allora, questo è l'anno della DOCG, quindi Valdobbiadene, un bel Conegliano Valdobbiadene Brut potrebbe essere il vino di apertura ideale per questa nostra ipotetica serata. A seguire diamo spazio ai cugini d'Oltralpe, allora è il momento dei récoltants, dei piccoli produttori della Champagne. Quindi abbiamo pizzicato uno in zona di Pinot Neri sulla Montagne de Reims e quindi proviamo questa successione. È difficile dire qual è il miglior vino per il piatto di Natale. Io ormai uso come criterio di scelta i vini degli amici, perché sono tanti gli amici nel mondo del vino, e allora credo che dobbiamo partire con le bollicine. E prima di affrontare il pranzo, la cena natalizia, ci rilassiamo con un bel bicchiere di champagne o anche di un spumante italiano. E per esempio questo è un champagne della famiglia Odino, che è uno champagne di Reims, forse poco conosciuto ma buonissimo, molto cremoso, con un perlage consistente, e ecco, insomma, una casa vinicola molto piccola, Odino, che fa un grande champagne. Il momento dei vini bianchi, l'Italia ne offre tanti, spettacolari, da ogni regione. Potremmo bere un Soave, perché no? Però se siamo in vena di varcare i confini, le possibilità non mancano. Allora lasciamo per un attimo i nostri vitigni autoctoni e andiamo a cercare qualche cosa di più internazionale, ma senza esagerare. Io direi un vino straordinario, poco conosciuto da noi, è il Grünel Veltliner, che troviamo in Austria ai massimi livelli, e quindi potrebbe essere l'idea assaporare questa intensa vena acida, questa mineralità, questa ricchezza di frutto che è straordinaria, se no un grande classico, un Riesling tedesco, insomma il Reno, la Mosella sono delle località straordinarie per questo vitigno, che si esprime con una ricchezza di frutto, una profondità, una freschezza, una longevità incredibili. Iniziamo con degli antipasti, con delle paste magari a base di pesce o di botarga, e allora un vino della Mosella, un Riesling, vini fruttati con, però nello stesso tempo con grandi acidità, e quindi mi viene in mente un Riesling, un altro Spätlese di un mio grande amico, che è questo, che è Rubengau, che è una famiglia della Mosella, ed è un vino meraviglioso da abbinare a dei primi piatti. Il momento del rosso, beh, noi italiani insomma abbiamo delle glorie importanti. Una di queste è il Piemonte dei grandi vini rossi e soprattutto il Barolo. Allora scegliamo un grande Barolo di una bellissima annata, di un grande cru, e direi che il successo con un piatto di una portata di carne importante è assicurato. Chi ama i grandi Barolo ama anche i grandi Borgogna. Qui siamo nella cantina di un appassionato. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ecco qui, un bel
Pommard, le Peserolles per esempio di un produttore giustamente famoso, vino di straordinaria finezza, di straordinaria eleganza. Poi quando passiamo alle carni, al tacchino, alla, non lo so, al maialino, io sono di Montalcino, non voglio promuovere il mio vino, ma c'è un'azienda che si chiama Sesti, che produce un vino al Castello di Argiano, la loro azienda, e fa un vino meraviglioso che si chiama il Montellecchio, che è un uvaggio di Sangiovese con alcune varietà internazionali. Secondo me è un grande rosso da abbinare alle carni bianche, ma anche carni rosse. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Per finire, vini dolci, l'Italia ne offre tantissimi, ma noi siamo ancora all'estero. Andiamo a Bordeaux e scegliamo un Montbazillac, un vino da uve colpite dalla muffa nobile, simile per alcuni aspetti a Sauternes e al Barsac, sempre ottenuto da Semillon e Muscadel. Il formaggio che io preferisco di mangiare sono formaggi stagionati, un po' duri, un po' vecchi, e allora mi piace il barbaresco. Mi viene in mente per esempio la Martinenga di De Grésy, un amico, Alberto De Grésy, e di nuovo è bello bere il vino degli amici. Poi dopo ci sono i dolci, anche qui gli abbinamenti possono essere notevoli. Un vino, ecco, che ho bevuto recentemente, buonissimo, è il Passito di Prosecco della casa vinicola Bisol, che è un prosecco, ma stranamente è un prosecco dolce, passito, molto raffinato, elegante, fruttato. La conclusione è che, Gelasio, prendiamo le bottiglie e passiamo alla cassa. Certo. Intanto facciamoci un brindisi, insomma, questa alla salute, alle feste. Speriamo che il 2011 sia per noi bello, come lo è stato negli ultimi 40 anni. perlomeno. Alla tua. Alla nostra. Oh, senti, pensi tu, io momentaneamente sono... Ci penso io per il conto. Pensi tu, a posto, allora siamo a cavallo. Salute. Sì, parlano gli uomini, ma poi alla fine chi sceglie il vino è la donna, è quella che lo porta a tavola, che lo serve nel modo più corretto. E quindi anche per le feste saremo noi donne a scegliere il vino più corretto, perché saremo noi a scegliere il menù. E allora spaziamo un attimo tra i vini che non devono mancare nella nostra festa. Sicuramente qualcosa a base di Riesling, io direi un Riesling che chiaramente se provenisse dalla Germania sarebbe l'ideale, ma perché un bel Riesling Alto Atesino, magari della Valle Isarco, ma perché tra i rossi non scegliere quei rossi così femminili, tanto per restare in tema, che possono essere vini a base di Pinot Nero, ma per esempio dei Pinot Neri, tanto per restare ancora in Alto Adige, in Valle d'Aosta, ma per arrivare un grandissimo vitigno della Sicilia come il Nerello Mascalese. Un Nerello Mascalese oggi proveniente dall'Etna, che sta facendo parlare di sé, che sta dando dei vini straordinari, capaci di reggere il confronto con i grandi Pinot Neri del mondo, i grandi Nebbiolo, quindi anche un bel Pinot Nero, e un grande Nerello Mascalese, e ancora una piccola chicca sempre siciliana. Cercate fra i frappati, vitigno locale della zona di Vittoria, qualche grande espressione di questo vino. Avrete delle grandissime sorprese e naturalmente tutte le regioni d'Italia sono in grado di dare dei grandissimi prodotti per le nostre feste.